Finisce in perfetta parità. Finisce 1-1 al Menti il derby Veneto da una parte, il derbino per quanto riguarda i tifosi biancorossi, i tifosi dell'Ane per il Vicenza di Francesco Modesto. Ragazzi, tanti applausi, tanto cuore. Tanta grinta per i biancoscudati quest'oggi contro una delle grandi favorite sulla carta del girone A di 16. Termina in perfetta parità il derby di ritorno alle Menti tra Vicenza e Padova. Il gol del vantaggio biancoscudato, il 28esimo, firmato da Elei. Jelenic a sfruttare una bella serpentina da parte di Michael Liguori, la palla che schizza all'interno per Michael De Marchi, la grande risposta di Confente, poi una palla svirgolata dalla stessa difesa biancorossa alla volta di Elei Jelenic che batte in diagonale. Confente per il gol che fa esplodere il settore ospiti. Un gol che ricorda tantissimo quello siglato da Marco Guidone sotto il settore ospiti lo scorso 27 gennaio del 2018. La Padova si presentava qui alla Menti da quattro vittorie consecutive, dalla vittoria ottenuta all'andata lo scorso 10 settembre, una vittoria ottenuta nella finale grazie alla firma di Simone Rossini. Rossini che ha regalato prima della sosta invernale natalizia i primi 3 punti alla Padova sotto la gestione tecnica di Vincenzo Torrente, che rimane imbattuto. Una vittoria, appunto, quella ottenuta nella prima giornata del girone di ritorno, 2 pareggi, prima contro il Mantova e poi contro il Vicenza. Al vantaggio bianco scudato di Elei Jelenic risponde il Loco Ferrari, 11° sigillo per l'ex attaccante del Pescara, uno dei rinforzi per la formazione biancorossa in questa estate, che ha anche segnato il ritorno in Serie C per il Lane. Un primo tempo in cui la Padova ha cercato comunque di sopperire a una mancanza tecnica, secondo la mia visione, con tanto pressing, con anche una certa resistenza in campo, con tanto pressing, tanta voglia, tanto cuore, una bella ripartenza. E la Padova comunque ben messo in campo a livello difensivo da Vincenzo Torrente, che ha confermato questo 4-3-1-2 con De Marchi e Rossini lì davanti, Michael Liguori che ha deliziato il pubblico delle Menti, 10.000 delle Menti quest'oggi con circa 1.200 tifosi biancoscudati al seguito a sostenere la propria squadra. Andiamo a raccontare il match, una Padova che ha rischiato subito al secondo minuto da una bella azione sulla sinistra da parte di Begic, la conclusione di Cavion con Donnarumma che riesce a trattenere subito titolare l'ex rosanero Roberto Crivello, che al decimo su un maldestro rinvio ha rischiato tantissimo, ha rischiato il calcio di rigore nei confronti da parte di Rolfini. Il pressing dell'ex attaccante dell'Ancona, siamo stati fortunati che il signor Stefano Nicolini non ha fischiato la massima punizione. Al 15esimo, prima chance per i biancoscudati, che parte ancora una volta comunque dalla tecnica, dal genio di Michael Liguori. Liguori che vede De Marchi all'interno dell'area di rigore, serve a sua volta l'ex attaccante del Sud Tirol a rimorchio Rossini, conclusione potente alta sopra la porta difesa da Confente. Il Padova, che cerca comunque di fare la partita, risponde direttamente al calcio di punizione stop
Coppa in gol all'andata a Lugano per il momentaneo 1-1, c'è Donnarumma sulla conclusione di Stoppa. Il Padova passa, come detto, con il diagonale di Jelenic e poi comunque c'è una sola squadra in campo dal 35esimo, dalla conclusione dopo un corner di Stoppa di Dal Monte pericoloso anche di testa con la parata plastica di Donnarumma. E ancora una volta comunque la Vicenza che va ad un passo dal pareggio, prima con il tiro a giro, con il destro a girare di Dal Monte, poi una palla recuperata in aria da Rolfini, la conclusione sbilenca da parte del Loco Ferrari. Arriviamo ad inizio di ripresa perché la Padova si mangia letteralmente il gol del 2-0 della sicurezza con Michael De Marchi, un errore che costa caro, un errore che costa i 3 punti quest'oggi al Menti, un errore che ricorda tantissimo il gol mangiato letteralmente all'ex attaccante di Pescara su Tirol contro la Pro Vercelli lo scorso 4 settembre, la prima giornata di campionato. Purtroppo ragazzi a tu per tu con Fente non c'è stata freddezza, grave errore di Michael De Marchi che poteva regalare il doppio vantaggio bianco scudato ad inizio ripresa. Tiro cross di Liguori con la smanacciata di Confente, il pressing biancorosso e la Vicenza che alla fine trova il gol del pareggio al 70esimo con una bella palla recuperata da Gherardi. Ci poteva essere il fischio di Nicolini, non voglio fare assolutamente nessuna polemica, però comunque c'è un contrasto dubbio. Gherardi recupera palla, bella palla offerta nel cuore, al centro dell'area biancoscudata tra Belli e Valentini che un po' si addormentano, ci pensa il Loco Ferrari a ristabilire la perfetta parità al Menti. Da quel momento in poi la Vicenza attacca e arriviamo nella finale con la chance al 77esimo da parte di Dal Monte con il sinistro, sempre sulla soluzione di Rolfini, e poi il debutto dell'ex di turno del nostro ex capitano Ronaldo Pompeu da Silva che si sistema il pallone su una punizione, calcia e colpisce la traversa. Ragazzi, sarebbe stata davvero una beffa clamorosa, una sconfitta ingiusta che non è arrivata per fortuna. Raccogliamoci, portiamo a casa, ci riportiamo comunque in quella del Lugano, in zona patavina, nella nostra città del Santo, un punto d'oro in questo inizio di 2023, che quindi inizia con il sorriso, un buon punto, potevano essere tranquillamente 3, ma bisogna accontentarsi. Dall'altra parte comunque va ricordato una delle grandi favorite sulla carta per la vittoria finale nel derby tutto Veneto, oppure come detto dai nostri tifosi, dei nostri rivali storici, Derbino. Il Derbino termina in perfetta parità al gol di Elei Jelenic, risponde il Loco Ferrari. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre, Forza Padova!